Sindaco di Ispica, come spiega questo fenomeno? Secondo me il problema si presenta sotto tre aspetti. Un aspetto economico, un aspetto sociale e un aspetto morale. L'aspetto economico, perché qui siamo in una zona ad economia depressa e quindi nella famiglia la ragazza diventa un peso molto spesso per l'economia della famiglia stessa. Oltretutto non può esplicare tutta la sua personalità, perché nella famiglia lavora solo il capofamiglia e tutti gli altri sono al servizio di lui. L'aspetto sociale, perché dalle nostre parti, nella nostra struttura, la ragazza diventa nella famiglia un oggetto e non un soggetto della stessa, e quindi nel matrimonio vede la liberalizzazione di questa sua posizione di soggezione per acquistare una posizione di autonomia e poter così guidare la famiglia con i propri mezzi, anche se fa lo stesso lavoro che fa da ragazza. L'aspetto morale, perché data il tipo di struttura della nostra società, un po' chiusa nel meridione in genere, in Sicilia in particolare, la ragazza, una volta che ha un fidanzato, quasi sempre si arriva a coronare questo rapporto con il matrimonio, perché diversamente molto difficilmente potrebbe trovare una nuova sistemazione. Perché questo fenomeno si attenui, quali condizioni dovrebbero verificarsi? La condizione determinante dovrebbe essere lo sviluppo economico della nostra società. La nostra donna non è diversa dalle altre che hanno la possibilità di vivere nelle zone ad economia sviluppata. È l'economia arretrata della nostra zona che pone la donna in condizione di essere succube dell'arretratezza della nostra società, che è tale non per colpa delle donne, delle nostre donne, ma perché nessuno mai nei secoli si è preoccupato di elevare il tenore di vita e lo sviluppo economico delle nostre zone. Qual è l'opinione dei giovani su questi matrimoni? Perché una ragazza non è come in Alta Italia, mentre la ragazza va al cinema la sera, qui non posso andare perché la mamma non la manda. Si spostano presto in Sicilia, perché qui in Sicilia non abbiamo delle fabbriche per le donne poter lavorare e guadagnarsi da vivere, non so. Perché si spostano così presto, forse sarà per gelosia di ragazzi, sa, perché il fidanzato, quell'altro vuole togliere la fidanzata e molto più viene il matrimonio per questo. Questo è piccolo, sarà questo il motivo. Una certa età si sposa pure a 12 anni, 13 anni. Anche a 12 anni? A voglia. Ma a dire il vero questo non saprei rispondere, in quanto potremmo dire che tutto è questione dell'ambiente in cui si vive, anche se penso si stia facendo una cattiva pubblicità di tutto questo qua. Non credo, ma noi stiamo mettendo in risalto quali sono le condizioni economiche di Ispica. Ma le condizioni economiche di Ispica sono abbastanza alte. Perché emigrano tanta gente da qui? Ma emigrano perché forse non trovano del lavoro adatto alle loro esigenze, o perché attratti anche dalla prospettiva di più facili guadagni, facili che si basano sul lavoro vero e proprio. Quindi c'è della miseria? No, miseria non ce n'è. Allora perché emigrano? Questa immigrazione c'è. Ma lei sposerebbe una ragazza di 14 anni? No, io no. Perché no? Troppo piccola, non è matura. Perché è troppo piccola? Non è una ragazza da fare una famiglia, è troppo giovane. No. No. Perché? Beh, perché secondo me non è proprio l'età, diciamo, adatta, perché ancora non si può avere una possibilità finanziaria o possibilità di poter creare una famiglia proprio tutto da se stesso, senza l'aiuto di qualcuno. Ma certamente, insomma, io credo che chiunque, qualsiasi essere ragionevole, è contrario, perché è azzardato. Beh, secondo me un matrimonio a quell'età è sbagliato. Lì non si sposerebbe una ragazza? No. Assolutamente. I giovani di Ispica, come avete sentito, sono contro i matrimoni prematuri per buon senso e per sentimento. Eppure le spose bambine ci sono, e sono tante. Eccone qualcuna. Anna, di 15 anni. Maria, di 15 anni. Angelina, di 14. Dorotea, di 15 anni. Maria si sposò a 14 anni. Lina, a 14. Sebastiana, a 13. Carmela, a 14 anni. Per le minori di 14 anni si dovette chiedere la dispensa della Santa Sede. Per le altre fu sufficiente l'assenso del vescovo.
Per molte di loro la vita non è facile, ma non hanno rimpianti, anche se hanno avuto un'infanzia troppo breve, perché da queste parti si impara molto presto ad affrontare la vita.